Allora, se intendiamo procedere in modo sistematico alla scrittura delle equazioni che provengono dai principi di Kirchhoff, dobbiamo risolvere alcuni punti che abbiamo lasciato in sospeso con l'analisi del modello, nell'analisi del modello circuitale. E allora partiamo da una rete nella quale abbiamo individuato un certo numero di bipoli. Abbiamo L bipoli, nello specifico 6. Abbiamo N nodi, nello specifico 5. E poi avremo un certo numero di maglie, M, nello specifico 3. Quindi, applicando le leggi di Kirchhoff, sappiamo che possiamo scrivere 5 equazioni alle correnti e 3 equazioni alle maglie. Quindi, tante equazioni quanti sono i nodi, bilancio delle correnti, tante equazioni quante sono le possibili maglie che si chiudono in questo circuito, che si possono identificare in questo circuito. Abbiamo visto che se scrivessi tutte le equazioni possibili alle correnti e tutte le equazioni possibili alle tensioni, troverei un sistema con un numero di equazioni maggiore di quanto sia necessario, e non perché introduciamo dei vincoli in più, caso in cui non esisterebbe la soluzione, semplicemente perché ad un certo punto iniziamo a scrivere equazioni che sono dipendenti da quelle che avevamo già scritto, quindi non introducono ulteriori informazioni, quindi sono tra virgolette inutili. Come si fa a scrivere esattamente le equazioni che ci servono senza scriverne di inutili? E allora si ricorre a dei concetti di topologia, cioè allo studio della struttura di questa rete, tenendo conto che tutto quello che conta ai fini dell'applicazione dei bilanci di Kirchhoff è la, appunto, topologia, cioè lo stato di connessione della rete. Allora, quando studio un circuito elettrico, posso individuarne il cosiddetto grafo. Il grafo che cos'è? Il grafo è una espressione matematica del circuito che ci consente di individuarne lo stato di connettività, nel senso che riproduce schematizzandoli come lati i bipoli della rete e ce ne fornisce la connessione reciproca. Quindi nel grafo sostituiamo ad ogni bipolo un cosiddetto ramo, o detto anche lato. Ogni lato, ogni ramo corrisponde ad un bipolo. Il grafo, quindi, se volete, lo scheletro del nostro circuito, ci dà come unica informazione la connessione del bipolo X con i nodi Y e Z. Punto. Questa è l'unica informazione che serve per poter scrivere l'equazione di Kirchhoff. Sapere come sono collegati i vari lati ai vari nodi. Quindi spariscono i simboli, restano i lati. Abbiamo detto tante volte il modo con cui graficamente disegniamo il grafo è irrilevante. Quello che conta è lo stato di connessione. Io posso ridisegnarvelo in mille modi diversi purché il lato 3 si trovi sempre tra i nodi B e C.
e sto facendo la stessa cosa. Bene. Una volta introdotto il grafo, se riportate sul grafo, quindi sui lati di questa costruzione matematica, vi riportate i versi delle correnti che avete scelto a piacimento, il grafo diventa orientato. Quindi un grafo è orientato quando avremo riportato i versi delle correnti. Questo è un grafo orientato. Benissimo. A partire da un grafo si possono definire due sottoinsiemi molto interessanti dal punto di vista applicativo, e cioè l'albero e il coalbero. Che cos'è un albero? L'albero è un sottoinsieme del grafo, quindi un sottoinsieme dei lati, tale che tutti i nodi vengano collegati senza che si chiuda nessuna maglia. Quindi dovete poter percorrere qualunque percorso che colleghi due nodi senza però chiudere una maglia. Non esiste un solo albero. Per esempio, con riferimento a questa rete, un albero potrebbe essere questo. Quindi il sottoinsieme è costituito dai lati 2, 3, 4 e 5. Ma un altro albero potrebbe essere questo, 1, 4, 3 e 6, ad esempio. Vedete? L'importante è che tutti i nodi siano raggiunti. Questo è l'albero. Questo è il grafo. Quale particolarità ha qualunque albero della rete? L'albero della rete è costituito da un numero di collegamenti che devono collegare n punti senza chiudere nessuna maglia. Si può dimostrare abbastanza facilmente che il numero di segmenti che vi servono per fare un'operazione del genere è n-1. Quindi ogni albero contiene n-1 lati. Se n sono i nodi. E quindi il suo insieme complemento, che si chiama coalbero, ne conterrà, essendo il complemento, quindi L-N-1. Chi è il coalbero? Una volta che avete definito l'albero, il coalbero sarà il sottoinsieme costituito dai lati che non avete utilizzato nell'albero. E quindi, se questo è l'albero che scegliamo, il primo, il coalbero sarà costituito dai lati 1 e 6. Se invece scegliamo questo, il coalbero sarà costituito dai lati 2 e 5. L'albero di un circuito il cui grafo è connesso sarà anche esso stesso connesso. Il coalbero può non essere connesso, vedete, come nei casi che abbiamo visto. Quindi io sono partito da una rete con L bipoli, 6 bipoli, N nodi, 5 nodi. Quindi mi ritrovo che qualunque coalbero avrà N-1 lati, cioè 4. Qualunque coalbero ne avrà 2. Bene, adesso andiamoci a scrivere le equazioni di Kirchhoff
per le correnti. E vediamo cosa si può dire rispetto a questo sottosistema. Allora, le equazioni di Kirchhoff per le correnti le scriviamo questa volta, pur non essendo necessario, ma poi ne capiremo il motivo, adottando un'unica convenzione per tutti i nodi. Scegliamo che siano considerate positive le correnti uscenti dai nodi. Quindi, iniziamo a scrivere. Nodo A, le correnti uscenti sono I1 e I2, quindi I1 più I2 uguale a 0. Fatemi scrivere così, poi vi sarà più chiaro il motivo. Nodo B, quali correnti abbiamo? I2 entrante, I3 uscente, è tutto uguale a 0. Nodo C, abbiamo le correnti I3, I4 e I6, I3 è entrante, quindi meno I3, I4 è uscente, più I4, più I6, uguale a 0. Nodo D, abbiamo I1 entrante, I5 uscente, quindi meno I1, più I5, uguale a 0. Nodo E, abbiamo I5 ed I6 entranti, quindi meno I5, meno I6, è uguale a 0. Okay? Queste sono le n equazioni provenienti dall'applicazione della legge di Kirchhoff per le tensioni, per le correnti, scusate. Ok? Poi capiremo perché le ho scritte in questo modo graficamente un po' strano, perché poi costruiremo una matrice, ecco perché. Abbiamo già osservato nella lezione precedente che queste n equazioni sono tra di loro dipendenti. Basta sommare membro a membro, il secondo membro è 0, il primo membro vi verrà 0, perché ogni incognita comparirà in un'equazione col segno più e in un'altra col segno meno, e quindi si cancelleranno. Questo significa che le n equazioni sono dipendenti. Su questo ci torneremo. Come posso scrivere queste equazioni in forma matriciale? Posso introdurre una matrice, vediamo com'è fatta. Questa matrice deve moltiplicare il vettore delle correnti, I1, I2, I3, I4, I5 e I6, e mi deve dare il vettore nullo, il vettore colonna 6 per 1, scusatemi, fatto di tutti i zeri. Okay? Quindi io posso scrivere questo sistema utilizzando il formalismo delle matrici come una matrice di coefficienti che moltiplica il vettore delle correnti uguale il vettore nullo. Chi è questa matrice? Questa matrice, vediamo in questo caso come è fatta, avrà 1 e 1 nella prima riga, nelle prime due posizioni, e poi 0, 0, 0 e 0. 0, meno 1, 1, 0, 0, 0. Adesso guardate la prima riga. Se io applico la regola del prodotto riga per colonna, andando a moltiplicare la prima riga per la colonna delle correnti, cosa ottengo? 1 mi dice che ci sarà I1, l'altro 1 che ci sarà I2, entrambi col segno più, tutti gli altri zeri cancellano la presenza di I3, I4, I5 e I6 nella prima equazione. Infatti la prima equazione ha solo I1 e I2, tutte e due col segno più, quindi coefficiente più 1. La seconda riga cosa farà? Andrà a alla I2, però assegnerà il segno meno, quindi ci vuole meno 1, alla I3 assegnerà il segno più.
tutte le altre sono moltiplicate per zero. Quindi questa è una matrice piena di zeri con pochi elementi diversi da zero, che potranno essere 1 o meno 1. Tecnicamente queste matrici si chiamano matrici sparse, quando hanno pochi elementi diversi da zero. Continuiamo a costruirci questa matrice. Abbiamo 0, 0, meno 1, 1, 0 e 1. E ancora, meno 1, 0, 0, 0, 1 e 0. E poi avremo 0, 0, 0, 0, meno 1, meno 1. Okay? Questa matrice qui si chiama matrice di incidenza completa. Ed è una matrice di dimensione n per l. Perché? Perché ogni riga corrisponde ad un nodo, quindi n righe, e ogni colonna corrisponde ad un dipolo, ad un lato di questo mio grafo. Ok? Quindi se avete 5 nodi e 10 bipoli, 10 lati, avrete una matrice 5x10, quindi una matrice rettangolare. Ok? Vi trovate? Bene, questa è una matrice completa. La matrice completa non è a rango pieno. Perché? Prima l'abbiamo visto qua, qui è ancora più semplice farlo vedere. Se andate a sommare tutte le righe, vi viene 0. Quindi significa che non ha rango pieno, cioè non tutte le righe sono linearmente indipendenti, ma questo già lo sapevamo. Ok? Benissimo, quello che si può, quindi se voi moltiplicate questa matrice per il vettore delle correnti uguale a 0, scrivete l'equazione di Kirchhoff per le correnti, però scrivete tutte le equazioni, anche quelle dipendenti. Ci torniamo su questo punto. Torniamo un attimo sulla costruzione di questa matrice. Noi l'abbiamo costruita applicando le leggi di Kirchhoff e l'abbiamo costruita per righe, perché abbiamo scritto l'equazione del nodo A, B, C. Quindi cosa significa? Significa aver scritto questa riga di questa matrice di coefficienti. In realtà, se adesso noi volessimo costruire questa matrice semplicemente guardando il grafo, quindi immaginate un programma, un algoritmo che debba costruire questa matrice in modo automatico, non ci sarebbe necessità di costruirla dalle leggi di Kirchhoff, ma invece di costruirla per righe la costruiremmo per colonna. E cioè, andate a guardare le colonne rappresentano i bipoli, quindi mentre le righe rappresentano i nodi, questo è il nodo A, questo è il nodo B, questo C, questo D, questo E, io per colonna cosa sto leggendo? Il lato 1, il lato 2, il lato 3, il lato 4, il lato 5, il lato 6. Vi trovate? Quindi se adesso questa matrice la guardate per colonna, che informazione ci dà questa matrice? È molto semplice. Prendete un lato qualsiasi, il lato 3. Cosa ci dice questa matrice, questa colonna? La regola di costruzione di questa matrice è molto semplice. L'elemento generico di questa matrice, chiamiamolo IJ, è definito, può assumere tre valori. J è il lato, nel nostro caso abbiamo preso 3. I è l'indice delle righe. Ora, una volta fissato il lato, quindi state fissando una colonna, gli elementi su quella colonna saranno o 0 o 1 o meno 1. Con quale regola si scrivono questi elementi? Basta vedere quali sono i nodi a cui è collegato J. Il lato J uguale a 3, a quali nodi è collegato? Vado nel grafo e vedo ai nodi B e C. Quindi le righe corrispondenti ai nodi A, D ed E avranno 0, perché il lato che sto considerando non è connesso a quei nodi. Quindi sarà 0
se J non è collegato ad I. O se volete, se I non è un morsetto di J. Cosa manca? Sì, altrimenti non sarebbe bilanciata l'equazione. Perfetto. Quindi qui nella D, infatti questa colonna non era bilanciata. Ok. Allora, la regola qual è? Mettete 0 se il lato J non è collegato al nodo I. Poi, se il lato J è collegato al nodo I, e allora dovete vedere se il verso è uscente o entrante nel nodo. Se è uscente metteremo più 1, se è entrante metteremo meno 1. Quindi, 1, se J è collegato ad I col verso uscente, meno 1, se J è collegato a I col verso entrante. Questo tipo di costruzione è molto molto più veloce che non quella di scrivere l'equazione di Kirchhoff. Immaginate di dover programmare un algoritmo per ispezione. Una volta che avete definito il grafo, immediatamente andate a vedere. Immaginate un algoritmo, cosa fa? Fa un ciclo sul numero di lati, quindi un for, se volete. Fa un ciclo, per ogni lato deve andare a verificare, prima sui lati, poi scorre su tutti i nodi e vede, i nodi sono i morsetti del lato? No, e allora metti 0. Questo nodo è un morsetto del lato? Sì, e allora verifica il verso, e se vedi il verso positivo metti più, se vedi il verso negativo metti meno. Facendo così, voi costruite istantaneamente questa matrice con un algoritmo, qualunque sia la complessità del grafo di partenza, perché la regola è sempre questa: se questo grafo avesse 1 milione di componenti, voi trovereste, andando a guardare per colonna, 1 milione meno 2 nodi, 0, 1 milione meno 2 elementi pari a 0, e sempre solo 2 elementi, 1 e meno 1. Okay? Quindi cambierà sicuramente la complessità delle righe, ma le colonne sono sempre fatte di tutti 0 tranne 2 elementi 1 e meno 1. E quindi questo significa che questa matrice è la matrice più semplice da estrarre, e vi farò vedere questo poi cosa comporterà anche in termini di formulazione. Questo è molto semplice, quindi io posso scrivere in maniera sistematica le equazioni di Kirchhoff per le correnti una volta che ho estratto questa matrice, e questa matrice si estrae facilmente con questa regoletta. Bene, torniamo al discorso dell'indipendenza. Abbiamo visto che questa matrice non è a rango pieno. Si può dimostrare che basta cancellare una sola riga di questa matrice per ottenere una matrice estratta, che si chiamerà matrice di incidenza. La matrice di incidenza avrà quindi n-1 righe, e delle colonne, e si può dimostrare che una volta cancellata una qualsiasi riga, che equivale a dire non scriviamo l'equazione di Kirchhoff a uno qualsiasi dei nodi, si può dimostrare che questa matrice è a rango pieno, e quindi questo sistema è costituito da equazioni linearmente indipendenti. Non vi faccio la dimostrazione, ve lo do come enunciato. Ok? Quindi quando scrivo A per I uguale a 0, dove A che cos'è? È una matrice estratta dalla matrice principale, quella completa. Non esiste una sola. Quante ce ne sono? Ce ne sono N, tante quante sono le righe che potete cancellare. Quindi cancellate una qualsiasi riga, una qualunque di queste matrici estratte va bene, e la chiameremo matrice di incidenza. Ok? Perfetto. Questo ci dice che
appunto, l'equazione di Kirchhoff per le correnti la possiamo scrivere in questo modo qui. Torniamo alla nostra formulazione. Andiamo a riportare qui la formulazione matriciale delle equazioni di Kirchhoff. Quindi A per I uguale a 0 con A matrice di incidenza rappresenta la formulazione della legge di Kirchhoff per le correnti. Quindi le n-1 equazioni che possiamo scrivere in un circuito con n nodi. Benissimo, adesso passiamo alla legge di Kirchhoff per le tensioni. La legge di Kirchhoff per le tensioni si applica alle maglie. Dobbiamo individuare le tensioni, anche se non è strettamente necessario, come sappiamo, per arrivare a una formulazione, anche se non è strettamente necessario per risolvere il circuito, per arrivare a una formulazione che, come vedremo, sarà esprimibile con un'unica matrice, noi adottiamo la stessa convenzione su tutti i bipoli. In questo modo il grafo orientato non vi dà solo il verso delle correnti, ma anche quello delle tensioni, perché se voi su ogni lato fate la stessa convenzione, guardando la corrente già sapete come è orientata la tensione. Quindi, ripeto, adottiamo la convenzione normale dappertutto, ci ritroveremmo con questi versi delle tensioni. Allora, scriviamoci l'equazione relativa alla maglia che chiamiamo M1, costituita da dai bipoli 1, 2, 3 e 4. Circoliamo in verso orario, ad esempio, qui ho scritto due volte V1. Questo è V2. Allora, circoliamo in verso orario, sarebbe una V1 concorde, V2 concorde, V3 discorde, V4 discorde. Ok? Quindi la maglia 1, 2, 3, 4 con verso orario. No, scusatemi, oggi sono... Il calo glicemico dell'una si fa sentire. Allora, ovviamente abbiamo detto convenzione dell'utilizzatore, quindi V2 a questo verso. Ok? E quindi qui in questa equazione avrà il segno negativo. Ok. Maglia M2, la maglia M2 per me è fatta dai bipoli 4, 5, 6. Anche qui usiamo il verso orario, troveremmo V4 più V5 meno V6 uguale a 0.
E poi abbiamo la maglia M3, che è quella costituita dai lati 1, 2, 3, 5 e 6. Circoliamo in verso antiorario, in questo caso troveremmo meno V1 più V2 più V3 meno V5 e più V6 uguale a 0. E quindi abbiamo scritto il sistema di M equazioni nelle incognite tensioni. Ok? Bene, anche in questo caso è facilmente verificabile che queste equazioni non sono indipendenti. Basta anche qui sommare membro a membro per ottenere 0 uguale 0. Quindi significa che quando scriviamo le equazioni di Kirchhoff a tutte le maglie troviamo più equazioni del necessario. In realtà, mentre per i nodi ne troviamo sempre solo una in più, per le maglie ne potremmo trovare molte in più. E quindi qui, come per i nodi, serve un criterio per poter scrivere esattamente le equazioni che ci servono. E allora, anche qui posso formulare questo sistema in termini matriciali. Introduco la matrice delle maglie, introduco il vettore delle incognite tensioni e introduco il vettore nullo. L'equazione che vi ho scritto, il sistema di equazioni che vi ho scritto, si ottiene moltiplicando questa matrice. Quindi la prima riga è 1 meno 1 meno 1 meno 1 0 e 0, la seconda sarà 0 0 0 1 1 e meno 1 e la terza sarà meno 1 1 1 0 0 0. Ok? Questa è una matrice di M righe ed L colonne. M quante sono le maglie, ed L come al solito quanti sono i bipoli. Ok? Bene, se scrivessi questo sistema, abbiamo detto, troverei più equazioni di quante me ne servono. Quante equazioni linearmente indipendenti mi darà l'applicazione delle leggi di Kirchhoff per le tensioni? Mi darà L-N-1. Perché? In un circuito con L bipoli ho due L incognite, corrente e tensione per ciascun bipolo. Quindi mi servono due L equazioni. Ok? L di queste due L me le forniscono le caratteristiche, di cui ovviamente oggi non parliamo, visto che chi sono i bipoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 è assolutamente irrilevante ai fini dell'applicazione delle leggi di Kirchhoff, che vanno a guardare solo come sono collegati, ma non chi sono. Quindi metà delle equazioni ce le danno le caratteristiche, l'altra metà verrà fuori dall'applicazione delle Kirchhoff, di cui N-1 grazie all'applicazione delle Kirchhoff alle correnti, e quindi L-N-1 dall'applicazione di Kirchhoff alle tensioni. Questo chiaramente non è una dimostrazione, semplicemente una presa d'atto di quello che ci aspettiamo.
E in effetti si può dimostrare che il numero di equazioni indipendenti è proprio L-N-1. Il modo con cui si dimostra è anche il modo con cui, è uno dei modi con cui si costruiscono queste equazioni. E cioè, per poter scrivere esattamente quello che ci serve, e quindi per poter estrarre da questa matrice una sottomatrice che abbia rango pieno, come nel caso della matrice di incidenza, basta scegliere un albero. Se scegliamo un albero, possiamo operare come segue. Prendiamo un albero. Per individuare il cosiddetto set delle maglie fondamentali, cioè un set di maglie per le quali, applicando Kirchhoff, ottenete solo le equazioni indipendenti, basta prendere uno alla volta ciascun lato del coalbero, ricollegarlo all'albero e per definizione questo chiuderà una maglia. La maglia che chiudiamo in questo modo si chiama maglia fondamentale. Quindi, se prendo il primo albero, i rami di coalbero sono 1 e 6, ricollego 1, ottengo che maglia? Se prendo quell'albero là, ricollegando 1, otterrei la maglia che ho chiamato M1. Scriverei l'equazione di Kirchhoff per questa maglia. Poi riporto 1 nel coalbero, collego 6, quale maglia ottengo? Ottengo la maglia numero 2. Scrivo l'equazione per questa maglia e mi fermo qui. Quante equazioni ho scritto? Con questo meccanismo scriverò tante equazioni quanti sono i lati del coalbero. E quanti sono i lati del coalbero? L-N-1. Quindi un set di maglie fondamentali vedrebbe non queste tre equazioni, ma solo le prime due. E chi mi dice che queste equazioni sono indipendenti? Perché queste equazioni scritte in questo modo soddisfano una condizione sufficiente per l'indipendenza, non necessaria ma sufficiente. Perché quando due equazioni hanno un'incognita in esclusiva, non sono dipendenti tra di loro, non possono essere dipendenti tra di loro. Cosa significa incognita in esclusiva? Se scrivo x più y uguale 3 e x più z uguale 2, non c'è nessun modo di combinare la prima per ottenere la seconda, perché y compare solo qui e z compare solo qui. Questa non è una condizione necessaria, ma è sufficiente. E allora, quando io scrivo l'equazione alla maglia 1, comparirà, e solo in quell'equazione, chi comparirà? La tensione del lato di coalbero che ho attaccato. E perché compare solo in quella? Perché poi lo stacco e non lo uso più. Quindi, se io avessi 10 alberi di coalbero, 10 lati di coalbero, attacco il primo lato e nell'equazione comparirà la tensione di quel lato, ma poi quello lo riporto nel coalbero, e in tutte le altre equazioni non ci sarà più. Quindi ogni equazione ha in esclusiva la tensione del lato del coalbero che ho collegato e quindi sono per costruzione indipendenti. Quindi io scrivo, prendo un'estratta della matrice completa, estratta come? Utilizzando solo le maglie fondamentali, e scrivo la legge di Kirchhoff nella forma B V uguale a 0, dove B è una matrice L-N-1 per L. La legge di Kirchhoff per le tensioni quindi si scriverà BV uguale a 0. LKT, dove B viene chiamata matrice delle maglie fondamentali. Ok? Bene,
A questo punto io posso chiudere la formulazione del modello circuitale aggiungendo anche le caratteristiche. Facciamolo qui. Se sto risolvendo un circuito lineare, le caratteristiche imporranno un legame lineare tra tensioni e correnti. E quindi la forma più generale possibile è questa. Tutte le equazioni caratteristiche le posso scrivere in questa forma generale: una matrice di coefficienti che moltiplica V più una matrice di coefficienti che moltiplica I uguale un vettore di termini noti. Queste matrici saranno praticamente piene di zeri tranne che in qualche posizione. Ok? Il resistore con la convenzione normale che caratteristica avrebbe? Vk meno rk per ik uguale a 0. Immaginate che nella posizione kesima del nostro circuito ci sia un resistore. Dovremmo scrivere vk meno rk ik uguale a 0. Vi trovate? Questo significa che nella riga k di questa matrice M ci sono tutti 0 tranne 1 in corrispondenza di Vk. Ok? In modo che prodotto riga per colonna, quando moltiplicate la riga di M per V1, V2, V3 e Vk, vi becca solo Vk. Allo stesso modo, la matrice N sarà costituita da tutti alla riga kesima, cioè del bipolo K, sarà costituita da tutti 0 tranne un elemento che vale meno rk. In che posto? Il posto che corrisponde alla corrente. Quindi se la corrente è la I1 troverete meno R1 e poi tutti 0. Se la corrente è la I2 troveremmo 0 meno R2 e poi tutti 0. Ok? Se è un generatore di tensione, N è una matrice di tutti i zeri, M è una matrice di tutti i zeri tranne che nel punto in cui volete la tensione. Immaginate che l'elemento 2 sia un generatore di tensione, quindi V2 è uguale ad E. Significa che la riga 2 di M avrà 0, 1 e poi tutti 0, in modo che peschiamo V2. La stessa riga di N sarà tutti 0. La riga 2 del vettore B sarà uguale ad E, termine noto. Ok? Non vi spaventate, non faremo esercizi sulle matrici. Beh, già questo così vi rilassa dal punto di vista di quello che vi aspetta. Questo però mi consente di dire che se io introduco un vettore X che vettore di tutte le incognite, tensioni e correnti, posso scrivere tutto questo sistemone, che poi è il sistema delle equazioni del modello circuitale, che abbiamo già scritto nelle nostre esercitazioni, sotto forma matriciale. X è il vettore delle incognite. Fatemelo scrivere così. Ci sarà un'unica matrice che moltiplica il vettore delle incognite. Il vettore X per me è fatto così.
è un vettore colonna dove le prime L posizioni ci sono le tensioni e le altre le correnti. Così. Prendete i due vettori incogniti via I e metteteli uno sotto l'altro, oppure potete mettere I e V la stessa cosa. Questo per me è il vettore incognito, quindi X. Il primo set di equazioni, come si scrive? Qui ci sarà la matrice 0, qui ci sarà la matrice A e basta. Quindi moltiplicando sempre con la regola riga per colonna, la prima equazione matriciale, queste sono tutte matrici, sarà A per I uguale a 0. La seconda sarà B per V uguale a 0 e la terza sarà M che moltiplica V più N che moltiplica I uguale a B. E quindi tutto il sistema di equazioni si può ricondurre ad una formulazione matriciale che è quella che vi ho presentato qui, in cui l'intero problema si riduce all'inversione di una matrice di coefficienti D costruita conoscendo la matrice A, la matrice B e le matrici delle caratteristiche. Questo è il risultato finale della formulazione. Adesso l'ultimo punto che volevo trattare è il seguente: in realtà la matrice A è molto più semplice da costruire ed è possibile formulare tutto il problema in termini di matrice A. Qui occorre introdurre delle nuove incognite che in realtà poi ci saranno utili anche per altre ragioni, e cioè invece che scrivere l'equazione di Kirchhoff per le tensioni usando il consueto approccio, le possiamo scrivere in forma implicita introducendo i potenziali. Cosa sono i potenziali? Supponete di poter associare ad ogni nodo un valore di potenziale elettrico. E con A, e con B, e con C, e con D, e con E. Nella seconda parte del corso definiremo correttamente cos'è un potenziale. In questa fase vediamola come un cambio di variabile. Le tensioni, invece che essere scritte, invece di scrivere le tensioni, noi esprimiamo le tensioni come differenza di potenziale. In altre parole, la V1 sarà espressa come la differenza del potenziale del nodo a cui punta la freccia rispetto al nodo da cui parte la freccia. Quindi, guardando il grafo, chi è V1 sarà E con A meno E con B. Chi è V2 sarà E con A, scusatemi, V1 E con A meno E con D. V2 uguale ad E con A meno E con, dove sta V2? E con B. V3 è uguale ad E con B meno E con C. V4 è uguale ad E con C meno E con D. V5 è uguale ad E con D meno E con E. V6 è uguale ad E con C meno E con E. Ok? Quindi le tensioni vengono interpretate come differenza di potenziale, in realtà anche nel modo, nella lingua diciamo quotidiana, spesso si parla di differenza di potenziale, poi impareremo anche a capire quando la tensione è una differenza di potenziale e quando invece non lo è più, ma questo è argomento della seconda parte del corso. Se scriviamo le tensioni come differenza di potenziale, quello che si può dimostrare facilmente è che le leggi di Kirchhoff per le tensioni sono automaticamente soddisfatte.
prendetene una qualsiasi. Ricordiamoci, che ne so, l'equazione della maglia 2, qual era? V5 più V4 meno V6 uguale a 0. Andate a sostituire l'espressione in termini di differenza di potenziale. V5 è D meno E con E, V4 è EC meno E con D e V6 è EC meno E con E, quindi meno EC più E con E. Quindi, come vedete, diventa un'identità. Cioè, nel momento in cui esprimiamo la tensione come differenza di potenziale, è come se avessimo applicato Kirchhoff per le tensioni. E quindi non dobbiamo più scrivere quell'equazione. Sono implicitamente imposte. Quindi se noi risolvessimo il problema, invece che in termini di corrente e tensione, ma in termini di correnti e potenziali, non dovremmo scrivere le equazioni ai nodi, scusatemi, alle maglie, perché sarebbero già implicitamente imposte. Adesso, cosa ha di vantaggioso questa formulazione? Andiamo a vedere qual è il legame tra le tensioni e i potenziali. Allora, vedete, anzi, facciamo, l'ho cancellata per, vabbè, facciamo, vabbè, mettiamo sotto forma matriciale questo legame. Qui abbiamo EU, EDU, E3, no scusatemi, A e B. E qui avremo i corrispondenti 1, 0, 0, meno U e 0. Poi avremo 1, meno 1, 0, 0, 0. Poi avremo alla V3 E con B meno E con C, quindi 0, 1, meno 1, 0 e 0. Poi V4, 0, 0, 1, meno 1 e 0. E poi V5, 0, 0, 0, 1 e 0. E infine V6, 0, 0, 1, 0 e meno 1. Bene, adesso l'ho cancellata, ma voi ce l'avete negli appunti. Si può facilmente osservare che questa matrice qui non è altro che la matrice di incidenza che avevamo introdotto prima, trasposta. La trasposta di una matrice si ottiene scambiando righe per colonne. La matrice di incidenza era N per L, la sua trasposta è L per N, ovviamente. Ok? Quindi, se voi calcolate, se noi estraiamo la matrice di incidenza, che come vi dicevo è quella più semplice da estrarre, in realtà la stessa matrice vi consente di esprimere le tensioni in funzione dei potenziali, facendone semplicemente la trasposta, che a sua volta significa imporre la legge di Kirchhoff in modo implicito. Quindi non avete più bisogno di usare la matrice B, cercare le maglie, alberi, coalberi, non c'è più bisogno. È come se noi utilizzassimo solo l'informazione della legge di Kirchhoff per le correnti per imporre anche quella per le tensioni, a costo di cambiare variabili però.
Okay? Ovviamente nel momento in cui io uso la A con C, sto usando la matrice che però mi dà luogo a un numero di equazioni, abbiamo detto, sovrabbondanti. In realtà vorrei usare la A. Come si fa? La A è la A con C a cui abbiamo cancellato una riga. Cancellare una riga significa cancellare un nodo. Bene, questo si può fare anche per i potenziali, perché poiché a noi interessa la differenza dei potenziali e non interessa il valore assoluto dei potenziali, io ho un grado di libertà, uno di questi potenziali posso arbitrariamente metterlo a zero, che poi è l'operazione che si fa nei circuiti elettrici quando si introduce la cosiddetta terra, poi lo vedremo. Cioè io prendo un nodo e gli dico, lo uso come nodo di riferimento, vabbè? Cosa cambia? Non cambia nulla, perché quando io studierò un bipolo, quello che mi serve sapere è se tra questi due nodi arriverà la tensione corretta, per esempio 230 volt. Adesso, dal punto di vista del funzionamento del bipolo, io posso avere questa situazione, cioè i due nodi sono posti a potenziale 1230 e 1000, oppure quest'altra, o una qualunque altra situazione, purché la differenza sia 230, il bipolo non legge nessuna differenza. Chiaro? La grandezza che ci interessa è sempre V, non è E. Questo significa che io non cambio il funzionamento della rete se uno di questi nodi lo metto a potenziale costante, per esempio zero, fisso. Allora, se prendo un nodo qualsiasi e lo metto a potenziale fisso, cosa significa? Che una di queste N incognite sparisce. E quindi significa che posso evitare di scrivere che cosa? Posso cancellare una colonna sostanzialmente, che corrisponde a cancellare una riga della sua trasposta. In altre parole, se io adesso scrivo, pongo per esempio E con E uguale a zero, significa per me il nodo di riferimento è il nodo E. Questo sarà disegnato così, come vedremo. Prendiamo un nodo e lo mettiamo a riferimento di potenziale, cioè zero. A questo punto la matrice non è più questa, ma sarà la matrice che avrà che cosa? Una colonna in meno, perché questa colonna corrisponde all'incognita con E, e cioè sarà la matrice di incidenza trasposta, non più la matrice di incidenza completa, ma quella trasposta. Ovviamente a patto che il nodo che mettiamo a potenziale nullo coincide col nodo su cui abbiamo scelto di non scrivere l'equazione per le correnti. Quindi noi quando scriviamo le equazioni per le correnti possiamo evitare di usare un nodo. Se quel nodo lì è anche il nodo che mettiamo a potenziale nullo, allora la relazione è molto semplice. La V sarà uguale alla trasposta per E. Chiudo con un passaggio di un rigo che ci consente di utilizzare immediatamente queste due formulazioni. Questa è la LKT, abbiamo detto, seppure in forma implicita. Questo ci consente di dimostrare il principio di conservazione delle potenze. Voi direte che c'entra. Invece, molto velocemente si può dimostrare il principio che vi ho solo enunciato ma non vi ho dimostrato. Il principio di conservazione delle potenze cosa dice? Che se prendo una rete con n bipoli, la somma di tutte le potenze assorbite deve essere uguale a zero. Okay. Le ipotesi di validità di questo principio richiedono semplicemente
la validità delle due leggi di Kirchhoff. Allora, se adotto su tutti i bipoli la stessa convenzione, per esempio dell'utilizzatore, questa sommatoria come la posso scrivere? VK IK. Perché con la convenzione normale la potenza assorbita è V per I. Ma la sommatoria di VK per IK, dal punto di vista matematico, la potete anche vedere come il prodotto di un vettore riga per un vettore colonna. Prendete il vettore delle tensioni, i vettori sono definiti come vettori colonna, quindi se volete metterlo come riga lo dovete trasporre. Quindi questo che sto scrivendo qua è anche V trasposto per I. Se applicate la regola riga per colonna, prodotto riga per colonna, avrete V1 I1 più V2 I2 più V3 I3 e così via. Siete d'accordo? Benissimo. Ma V a sua volta, per quello che ci siamo appena detti, è uguale ad A trasposto per il vettore dei potenziali. Quindi lo vado a sostituire. E in questo passaggio ho usato la legge di Kirchhoff per le tensioni, ovviamente. Me la sto giocando qui, abbiamo detto. Ok, adesso io la trasposta del prodotto di due matrici. Come si fa la trasposta del prodotto? Si fa il prodotto delle trasposte, ma si deve invertire la posizione. Quindi sarà E trasposto per A trasposto trasposto, quindi A per I. Ma a questo punto viene fuori A per I. E chi è A per I? È zero, perché la legge di Kirchhoff per le correnti mi dice che A per I è uguale a zero. E quindi questo dimostra anche il teorema di conservazione delle potenze.